Difficile, difficile, non muoiono veramente mai, bisogna fare i complimenti a Cremona che per quanto almeno io personalmente ho sempre pensato che il pallino della partita ce l'avevamo in mano noi, non hanno mollato per un secondo, abbiamo dovuto vincerla più di una volta. Sì, ragazzi, ma togliamocela dalla testa una cosa. Cioè, voglio dire, il discorso di questo è che Trieste, noi a casa, con cosa? Con Trieste abbiamo fatto fatica. Adesso abbiamo giocato in casa con Trieste e abbiamo fatto fatica perché Trieste è una buona squadra. Se li lasci giocare come hanno fatto loro, arrivano, fanno canestro e tutto. Se non riesci a farli, se gli regali troppe cose, poi vengono fuori le qualità. Cioè, ma Trieste non è mica l'ultima arrivata, cioè, sembra che qua stiamo parlando. Trieste, ragazzi, è una signora squadra. A differenza delle prime due gare, che erano sempre loro in controllo e noi cercavamo di fare il colpo, no? Di pareggiare, di arrivare a meno uno e poi non ce la facevamo, questa volta erano loro che erano un po' più indietro e quindi penso che bisogna spendere ancora più energie per riuscire a poi portarla a casa. Siamo contenti, felici. E adesso un paio d'ore ci riposiamo e dopo dobbiamo essere assolutamente con la testa a gara 4, che sarà una battaglia. Abbiamo fatto quello che ho potuto, certe volte ci riusciamo di più, certe volte ci sono anche gli avversari, ragazzi. Cioè, non è che abbiamo giocato contro una squadra di bassa Lega 2 e gli abbiamo concesso questo. Questa è una squadra che ogni tanto ha fatto delle partite, noi le abbiamo provate sulla nostra pelle quando abbiamo giocato qua, di alto livello. Perciò voglio dire, dobbiamo avere un'intensità di cosa, concedergli meno di quello che abbiamo concesso. Ma è una signora squadra, non stiamo a raccontare l'approccio o non l'approccio.